Pasqua è vicina e in Puglia il giovedì santo, cioè il giovedì prima di Pasqua, fanno una cosa squisiterrima: il calzone del giovedì santo. Super goloso, fragrantissima la sfoglia perché ci sono degli ingredienti particolari e il ripieno è pura magia perché c'è cipolla, olive nere, ci sono un sacco di cose gustose. Ma adesso bando alle bando alle ciance, non alle salse, sigla e la prepariamo insieme. Preferibilmente a 40 gradi, se non avete il termometro basterà che sia a temperatura ambiente. E diamo una mescolatina per iniziare a sciogliere. Servirebbe il liquore all'anice, io non l'avevo, uso della semplice grappa. Questo darà una friabilità all'impasto che non immaginate. E se non avete la grappa usate del vino bianco o secco. Liquidi saranno assorbiti, andiamo sul tagliere per finire di impastare, perché sapete che io in ciotola non sono capace di fare gli impasti. Con della pellicola alimentare, oppure io sto usando la mia stoffa cerata, ormai lo sapete, e con un panno un po' pesante. Lasciamo riposare 2 ore. Se vi viene da piangere con le cipolle, vi consiglio di usare come me gli occhialini da piscina. Naturalmente servirebbe del caciocavallo, che io non ho trovato da nessuna parte, quindi ho preso un formaggio che abbia una pasta simile al caciocavallo. Quando l'olio inizierà a essere caldo, mettiamo le nostre acciughe e facciamo insaporire giusto un attimo. Poi appena sfrigolano un secondo buttiamo giù tutte le nostre cipolle. Abbassiamo un pelino la fiamma perché non le dobbiamo bruciare, le dobbiamo solo ammorbidire e fare insaporire. E facciamo in modo che si sciolga completamente l'acciuga. Quando avremo mescolato per bene le cipolle con le acciughe, lasciamo andare per una decina di minuti. Facciamo scaldare per insaporire, ma poco, giusto un minutino. E poi tiriamo giù dal fuoco. Lasciamo raffreddare un po'. Distribuiamo, lasciando un po' di bordo, il nostro ripieno. Facciamo così che facciamo prima, Andiamo a stendere anche la parte superiore. E poi andiamo a sigillare. Per evitare che poi scoppi in cottura, io 3 cosini glieli faccio. E poi io così, anche se non è da tradizione, una bella pasciatina sopra, filino di olio, glielo do. Se volete potete aggiungere anche una macinata di pepe sopra il condimento. La nostra focaccia
focaccia è stra profumatissima e pronta per essere gustata. Grazie per aver guardato il video, vi ricordo che su questo canale ci sono 2 contenuti a settimana e se volete scoprire i trucchi della cucina potete abbonarvi ai corsi. Grazie, al prossimo video, ciao!